was my mother. Before I was a bird, you got the bite of the camion. Before I saw no gown, I gonna make pretty women jump in the shout. And the world will know. Before let's say goodbye, but you know my yeah. Everybody knows I ain't here. Well, I am the Gucci Gucci man. Everybody knows I ain't here. I got the black of the bone. I got the mold of toad. I got the jaw that conquered road. I gonna mess with you. I gonna make pretty women jump in a shout. And the world will know. Before let's say goodbye. But you know my ear. Everybody knows I am here. Well, I am the hoochie-coochie man. Everybody knows I am here. È a ritmo di blues che cominciamo questa nuova produzione di Telemontecronio, che si intitola Vesper Estate, questo per fare sfoggio di fantasia da parte nostra. Siamo al ristorante 20 Nodi di Contrada Foggia, Giuseppe Perratore, lo ringraziamo per essere nostro partner in questa trasmissione. Sono dei faccia a faccia quelli che vi proporrò, più che altro delle conversazioni amichevoli, un po' fuori dagli schemi che sono quelli propri di uno studio televisivo. Il primo ospite della nostra trasmissione si chiama Mirko Di Stefano, che è un personaggio che molti di voi conoscono perché è un po' questo bluesman che ci ha anche regalato una sorta di sigla, possiamo metterla così. Perché Mirko? No? Intanto grazie a te per l'invito, è sempre un grande piacere. E vorrei cominciare chiedendoti intanto questa passione per la musica così impegnativa, anche vogliamo dirlo, tu sei un musicista, quindi sei anche avvocato, se non ricordo male. Sì. Però come si dice, sei avvocato per passione e musicista per professione. Esatto, sì. Cominciamo da questa passione per questa musica, in questo caso il blues, ma il rock and roll è, diciamo... Sì, il blues che poi comunque ha preso diciamo più la maggior parte del mio tempo rispetto al rock, che comunque pratico, come tu ben sai, con gli Smash Machine, che comunque è 79, quindi è un periodo dove il blues, come tu sai, è il blues quello inglese, che con John Mayall ha sbarcato in Inghilterra, no? Adesso non voglio stare qui a fare lezioni di senti, blues. Ma 79... Posso dirlo, tu nel 79 non eri nemmeno nato. Io sono nato nell'81, sì. Ecco, così, E questo non rende un po' tutto più singolare, più bizzarro, no? Sì, ma infatti come diciamo sempre noi ci siamo formati nel 99, diciamo il nostro è stato un atto di ribellione al periodo delle tastiere, ricordi il periodo delle tastiere? No? Tutti quelli che a un certo punto facevano finta di suonare, erano dietro le tastiere, c'erano queste mani che facevano finta di suonare le basi che andavano, no? Allora già iniziavamo a studiare musica e allora abbiamo detto no, cavolo, basta. Cioè, qua allora, gli Smash Machine, facciamo una parentesi, gli Smash Machine sono Mirko Di Stefano, esatto. L'altro chitarrista, bassista, Vincenzo Bongiovì, che saluto, e poi Alessandro Busateri, sì, siamo un trio. Allora, ti faccio la domanda delle 100 pistole, come si dice sempre. Lo hanno chiesto un sacco di tempo ai gruppi, quelli che più affiatati. Come fate a stare sempre insieme? Ecco, faccio pure io questa domanda originalissima. Allora, come facciamo? Innanzitutto... Andate d'accordo? Allora, inevitabilmente. Innanzitutto, in 19 anni puoi immaginare... Avete litigato? Mai, cioè... Bello! No, perché siamo tre, quindi abbiamo... tre modi di ragionare diversi, quindi forse quello, il numero perfetto si dice che è tre, quindi poi ognuno propone le proprie idee e quindi si raggiunge subito la maggioranza, no? Il quorum, non ci vuole niente. Il quorum si raggiunge... Ma il tuo voto vale il doppio?
No, no, il mio voto vale quanto quello degli altri, perfettamente. Quindi è proprio quello. Ma tu sei un po' il leader, possiamo... No. Allora, dobbiamo sfatare questa cosa. Non c'è nessun leader. Il voto di uno vale perfettamente quanto quello degli altri. Cioè, non c'è il finto premier e due vice premier, capito? ogni riferimento è puramente casuale. Esatto. Ecco, senti, ti volevo... Volevo cercare di capire questo, dal punto di vista armonico, così si dice, faccio un musicista per niente, un bassista, un chitarrista e un batterista riescono a... Sono ce la spieghi questa cosa? Intanto la chitarra è uno strumento può essere sia uno strumento d'accompagnamento, quindi armonico, cioè sia uno strumento solista, può fare sia la melodia che gli accordi, no? Come un po' come il pianoforte. Il bassista allo stesso tempo è uno strumento ritmico che suona insieme alla batteria, cioè è la propria. Ecco, ricordi, vorrei così facciamo fare mente locale a chi ci ascolta. I Beatles erano due chitarristi, un bassista e un batterista, sì, quindi per dire che non c'era... All'occorrenza, però all'occorrenza... Ma soprattutto negli studi di registrazione. Sì, all'occorrenza sì, tutti facevano tutto nei Beatles. E i Beatles sono un po'... I tuoi idoli, possiamo metterla così? Sì, no, veramente i miei punti di riferimento, i punti di riferimento più del bassista sono i Beatles. I miei sono stati in gioventù i Led Zeppelin, a dire la verità. Io sono cresciuto a pane alle Zeppelin, poi infatti grazie alle Zeppelin ho scoperto i padri del blues, perché poi ho scoperto io, infatti consiglio per chi non l'avesse fatto, un film che è Cadillac Records. Sì. Cadillac Records è la storia della Chess Records, che è una casa discografica che ha prodotto tutti i più grandi artisti del blues, del Chicago Blues. Cioè, per capirci, il blues, quello che è dalle campagne, è andato poi a Chicago, quindi nella città si è elettrificato, dove poi tutti i vari Beatles, Rolling Stones, eccetera, eccetera, hanno copiato a piene mani. Certo. Quindi, per chi non conosce un po' di storia. Ascolta, ma spesso si dice che... parlo io che sono un po' più grande di te. Io sono per esempio convinto, tornando al discorso del 79 e dell'81, sono convinto che le canzoni di prima non erano più belle, ci piacciono perché ci ricordano che eravamo più giovani. Però tu sei in questo caso l'eccezione. Io sono l'eccezione, ma guarda, ti dirò, non sono l'unica eccezione, perché dobbiamo anche sfatare anche questa cosa che i giovani di oggi, perché comunque tu sai che io svolgo così modestamente una piccola attività di insegnante, certo, di chitarra, cioè, quindi a mia volta sto trasmettendo la mia passione a tanti giovani, e quindi non tutti i giovani sono lobotomizzati, se così possiamo dire, da quello che gli viene propinato dall'industria discografica, se si può ancora parlare di un'industria discografica. Ci sono tanti giovani che stanno riscoprendo la vera musica, ma non solo quella degli anni 60-70, ma addirittura ancora più indietro nel tempo. Non so se tu conosci il jazz manouche, quello di Django Reinhardt, ci sono tanti giovani appassionati a questo genere. Quindi un po' la musica bella è immortale sempre, qualsiasi. Quindi in quel periodo è un periodo eccezionale dove si è prodotto diciamo l'80% di tutti i generi musicali. Ma c'è stato qualcuno anche nella tua famiglia che ti ha indirizzato verso questa direzione, oppure hai fatto tutto da solo? Ma guarda, a casa mia si è sempre ascoltata musica, magari non proprio quel genere, cioè mio padre ascoltava Adriano Celentano, ascoltava questo, il beat italiano, che comunque anche io pop, suono, diciamo. Il pop di I Camaleonti, I Giganti, cioè anch'io li suono, cioè quando capita qualche matrimonio... Che non sono male I Camaleonti, I Giganti. Assolutamente no. Questo la vorrei dire per chi magari avesse un po' la puzza sotto il naso, stiamo parlando di grandi musicisti. Cioè, stiamo parlando comunque anche di bellissimi pezzi, bellissime armonizzazioni, grandi voci, perché no? Cioè qualche CD dei Camaleonti io ce l'ho. Come no? Ho molti CD. È l'ora dell'amore, ce la facciamo? Perché no? A questo punto com'era? È un grande, è versatile. Da molto tempo questa stanza. Il vibrato. Poi. Alle persiane chiuse. Poi quando fa? È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Però tu hai un grande rispetto per la musica. Sì, tutta la musica. Chi fa musica merita. Anche il neonapoletano. Il neomelodico. Ma hai visto che adesso sto un po' bestemmiando, però diciamo anche, dai. Cioè. Ma hai visto questi ragazzi di oggi? Pre-post adolescenti che ascoltano le canzoni neomelodiche, ma come te lo spieghi? È un fenomeno. Loro lo fanno col sorriso sulle labbra perché lo capiscono che stanno facendo una. Però si divertono, conoscono le canzoni a memoria. Sì, ma i giorni sono lunghi,
Richiusi in una cella, gli amici sono tanti. Che poi tra l'altro è il neomelodico. Ce lo facciamo anche noi. Il neomelodico ricorda anche... Aspetta il microfono. Oh, microfono. Scusa. Il neomelodico ricorda anche le situazioni della malavita, delle persone che... insomma, che sì, vivono... comunque ci sono anche sì, situazioni... Diciamo, parliamo di nuovo della musica che tu prediligi. Parliamo delle serate. Voi avete un calendario fittissimo. Sì, da tanti anni. Siete tantissimo. Ricercati, come diceva a proposito. Ettore Petrolini diceva, ricercato dalla questura, no? Ma è soltanto una battuta. Sì. Nel senso che voi avete, soprattutto nel periodo questo, diciamo, primavera-autunno, sì. E in mezzo, siete andati in giro per tutta la Sicilia. Sì, sì, da tantissimi anni ancora riusciamo a tenere la botta, perché comunque è un lavoro anche fisico. Certo. È un lavoro fisico perché comunque si fanno nottate, però quando una cosa si fa con passione e con piacere, diciamo che la fatica poi, anche perché poi abbiamo anche un'altra vita oltre a quella, a quella delle serate. Ma la passione è fondamentale. Sì, allora, insomma è un lavoro che non si può fare anche come il tuo, no? Mm-hmm. Se non c'è una passione di fondo non credo che lo puoi, lo puoi portare avanti. Senti, ma il repertorio lo rinnovate? Perché siccome tu dici che vi fermate al 1979, non immagina, ma visto sì, che vi fermate là... Ovviamente, guarda, c'è talmente tanta musica. Noi, per esempio, siamo partiti, ovviamente eravamo adolescenti, no? Perché io avevo 18 anni quando abbiamo iniziato, ne ho 37, quindi all'inizio facevamo soltanto deep purple. Ora spaziamo dallo swing, dal blues, come ti ho potuto dire. Ultimamente abbiamo messo in scaletta altri pezzi dei Beatles, altri pezzi dei Rolling Stones, pezzi di John Luger riarrangiati, quindi in realtà rimaniamo fino al 79 ma tocchiamo tutti i generi. Perché... Ma voi ma qualche brano post 79 lo farete? No. No, proprio... cioè noi praticamente andiamo su Wikipedia e poi vediamo di che anno è quel brano. Magari c'è un pezzo che ci piace tantissimo. Se è dell'81 non si può fare. Questa, scusa, questa è una posizione. No, è coerenza, perché altrimenti non saremmo più gli Sband Machine. Quello sì, siete sbandati, lo siete sicuramente. Ma ci sono quindi le canzoni del post 79? Non possono essere fatte dagli Sband Machine. Se mi faccio una serata, per esempio, da solo, così chitarra e voce, allora posso suonarli, altrimenti no. Qualcosa dei Police, per esempio? Non si possono fare. Non si possono non fare. Si Police possono è più fare. Pop o più rock, secondo te? Vabbè, i Police, diciamo, hanno avuto il periodo punk, poi il periodo più pop, quindi... Quindi... Se è bella questa composto. Cosa che vi siete dati... vi siete fatti dei parametri, sono sì, quelli. Sì, altrimenti poi diventi un gruppo come tanti. È un po' una religione, però. È un po' una come religione. Una chiesa. È un precetto. Uno va in chiesa. Altrimenti diventi uno dei tanti gruppi. Perché gruppi che fanno un po' di tutto ce n'è tantissimi. Tanto di rispetto anche. Comunque, il bello comunque del nostro territorio è che abbiamo tantissimi bravissimi musicisti, tantissimi colleghi, tantissime belle band. Però se un po' ti vuoi distinguere. Ecco, una volta ti ho invitato a una mia trasmissione per parlare della movida. E voi siete un po' dei protagonisti, no? Perché... sì, anche se ormai a Sciacca suoniamo facciamo quelle quattro date contate, quindi protagonisti forse una volta. L'idea del tamburo che è un po' in centro storico. Allora, guarda, ricordiamo un po' questa cosa, ribadiamo qual è la tua allora, il tuo punto di vista. Guarda, riflettevo proprio oggi, perché oggi, come sempre, puntuale, io alle 14 guardo il tuo notiziario. Non è adesso per... Quella è una cosa che... Sacrosanta. Ti fa onore. E quindi, a proposito di programmazione, di estate, e cose varie, quindi io vorrei dire una cosa adesso seria. Innanzitutto bisognerebbe ringraziare le band e gli artisti locali, sempre, perché... Un'estate che non ha, o meglio, una città che non ha una programmazione il 2 e il 3 luglio deve soltanto ringraziare innanzitutto le attività commerciali che prendono sia essi band musicali, sia DJ, sia artisti di strada a proprie spese. Quindi il turista viene a Sciacca e trova band che si esibiscono, artisti di strada che si esibiscono, DJ che si esibiscono e comunque animano la città. Quindi decibel o non decibel devono soltanto ringraziare perché hanno una programmazione 365 giorni l'anno gratis. Quindi questo non voglio dire che devono contribuire, ma lo dico tra parentesi. Quindi finiamolo con questo discorso perché... Mi sembra che se ne è detto pure troppo e le chiacchiere stanno a zero, perché il 2-3 luglio non abbiamo una programmazione estiva, quindi qualsiasi amministrazione, essa sia di qualsiasi colore politico. Quindi questo l'ho detto, sì, lo devo dire. Noi qua siamo...
Per fortuna quindi, ancora possiamo parlare. Cioè esatto. Quindi dobbiamo soltanto ringraziare le attività commerciali che programmano. Poi mettergli pure i bastoni fra le ruote mi sembra troppo. Ovviamente ci vuole una regolamentazione, non si può suonare fino alle 4 di notte. Questo già lo abbiamo detto in altre trasmissioni. Mi sembra adesso essere. È quello per, un po' per dire a chi. Per ricordarlo. Chi sostiene che siccome siamo una città turistica, allora qualcuno sostiene che bisogna. Allora, se fossimo una città, se fossimo una città termale dove vengono gli anziani a farsi le cure termali, giusto? Allora viene l'ottantenne a farsi le cure termali, allora sarei d'accordo. Alle 10 devono andare a dormire, ma siccome non siamo più nemmeno una città termale. Ma poi chi te l'ha detto che gli ottantenni alle 10 vanno a dormire? Appunto, perché io guarda, facendo proprio musica fino al 79, ormai mi faccio le feste di sessantesimi compleanni, cinquantesimi compleanni. Ci sono fior di ottantenni, Berlusconi ne ha 82 quasi. Esatto, Non mi pare che sia proprio l'archetipo dell'anzianotto che va a dormire alle 10 di sera. Anzi, guarda, ti racconto un altro aneddoto. Vai. Ho suonato... Per Berlusconi? No, proprio per l'archetipo del settantenne, ottantenne arzino. Mm-hmm. Ho suonato proprio l'altro giorno a Sciacca, in un'attività commerciale che si trova in località Stazzone. Vabbè, insomma, verso il porto. Non c'è problema. Ok. E praticamente c'era un'arzilla coppia di settantenni abbiati, come diciamo noi, che ballavano come pazzi, si stavano divertendo, e c'erano tutti i saccenzi che guardavano. Che li guardavano allibiti, come se erano... Saccenzi guardano. E io ero un po' scioccato, mi ha dato anche fastidio, perché quando vado a suonare per esempio a Castellammare del Golfo, a San Vito Lo Capo, cioè gli autoctoni partecipano. Dico. Parliamo ancora di questo problema della terza età. Guarda che Paul McCartney ha compiuto 75 anni. Esatto, Io. Se vogliamo dirla tutta, se John Lennon fosse ancora vivo ne avrebbe 78. Esatto. Dico. Quindi stiamo parlando di personaggi. Mick Jagger non te lo dico, perché è giusto. Esatto, è ma ancora... arrivarci così. E dire che non è che ha fatto proprio una vita sanissima, esatto. Eppure è lì che... Forse stiamo sbagliando noi. Ascolta Mirko, ci fai divertire un po' con un altro Guarda, pezzo? Io conoscendo i tuoi gusti musicali, limitatamente allo strumento... Paraculo. Ce la siamo preparata spudoratamente questa cosa. Ti faccio sentire un Come Together, proprio se abbiamo parlato di Paul McCartney. Perfetto, vabbè. Okay. Yeah, come on, flat tire, here come. Groove a little slowly, here come. Choo-choo, hey, more you want. Holy roller, here come. Feel you down. Got the big looking castle, so what you see? You went out, she's down, you got. Told you about football, you got. Monkey figure, you should. Coca-Cola, you say, I know you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Questo l'hai fatto in blues, no? Ma è un blues originale? Sì, è una struttura, è un blues. Ho riarrangiato un attimino la parte di basso. Senti, ma tu sei cresciuto a Pane e Zeppelin, sì. Ma il più grande di tutti, o il più grande di tutti, chi è stato per te, dal tuo punto di vista? Allora, o chi è? Secondo me il più grande di tutti è... Uno poco conosciuto, diciamo, dal grande pubblico, ma il più grande di tutto è stato Willie Dixon. È stato un grandissimo compositore blues che ha scritto i più grandi blues per tutti, i più grandi blues, da Etta James a Muddy Waters, eccetera, eccetera. Io consiglio di approfondire questo artista, chi è, appena vedrete quali brani ha scritto, sicuramente vi appassionerete. E ripeto,
guardare questo film, Cadillac Records. Io l'avrò visto tipo 12 volte. Ah, quindi... proprio così. conosci anche gli stacchi, no? Potrei andare a recitare io. Senti, quindi tu non fai l'avvocato di professione? No. Però no, sei abilitato? Sono abilitato, sì, mi sono abilitato nel 2014. E questo è un tema che tu tra l'altro hai attraversato una fase personale, hai avuto qualche... Ma come l'hai affrontato il tuo... Molto serenamente, perché comunque sono abituato, diciamo, a superare le avversità della vita. Essere riuscito ad affrontarlo serenamente probabilmente ti ha aiutato anche a uscirne prima, no? Prima del tempo. Sì, secondo me. Comunque la vita è una continua prova. Quindi questa cosa tu hai avuto un problema di salute che hai superato, sì. Ringraziando il cielo. Questa cosa che cosa ti ha lasciato? Cosa ti ha insegnato? Allora, innanzitutto mi ha insegnato che la vita... Allora, sinceramente... quando mi è capitata questa cosa, innanzitutto ho ringraziato per come ho vissuto già quella parte della mia vita. Quindi la cosa bella è non avere rimpianti, che so che non capita a tutti, perché certo. Molti di noi, di solito spesso sento le persone che hanno dei rimpianti, potevo fare quella cosa, potevo fare quell'altra cosa, mentre ho avuto la fortuna che a 32 anni non avevo nessun rimpianto. Quindi ho affrontato questa cosa in maniera molto tranquilla, perché già ero contento di tutto quello che avevo fatto, sia con la musica, sia con lo studio, sia con il lavoro, quindi non avevo assolutamente... dire che ero pronto è una parola... non esagerare. Non esageriamo. Però invito tutti a sentirsi pronti. Cioè sfatare questa cosa, perché nella cultura occidentale, vedi, già anche tu già stai facendo le corna. No, non ho fatto le corna, però nella cultura occidentale così. C'è questa paura della morte, è già una cosa anche poco cristiana, diciamo. Sì. Mentre un po' adesso sto facendo un discorso un po'. Sì, fallo, che mi piace. Mentre in tutte le religioni, se tu analizzi un po' tutte le religioni, questa cosa non è così, perché Gesù Cristo è risorto. Tu sei credente? Io sono credente. Gli islamici aspettano 7 vergini, quindi eccetera eccetera. Non parliamo poi di chi crede nella reincarnazione, eccetera eccetera. Adesso non voglio apparire al grandissimo saggio, però no. Ho vissuto in maniera tranquilla. Ovviamente mi dispiaceva più che altro più per i miei genitori, per le persone però che vivono. Però siccome questa bene. Cosa l'abbiamo superata, sì, e sì. Abbiamo un sacco di cose da fare. Sì, 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 un sì, sacco sì. Di ma infatti da ho suonare. Continuato sempre durante il periodo che aspettavo, eccetera, eccetera, ho continuato a fare tutto. E tu tutto fai quello... adesso insegni musica. Adesso insegno musica. Ecco. Il talento, l'arte, poi però bisogna fare i conti con la dura realtà. Sì, io, non ci sono ecco, problemi. E questo è molto importante. Ma gli studi giuridici come nacque la scelta? Ma ho fatto il liceo classico, poi ho avuto sempre cioè, un po' secchioncello sono sempre stato, ma nel giusto, nel senso che mi è sempre piaciuto studiare. Poi, essendo classe 81, capirai che nel 92 avevo 11 anni, quando ci fu la strage di Capaci poi quella di... Quindi sono cresciuto un po' con questo Questa mito. Cosa ti ha colpito. Mi ha colpito molto, quindi già sapevo che dovevo fare giurisprudenza e anche là sono molto contento di averlo fatto. Poi, ovviamente, la musica, è più che altro, più i ragazzi mi hanno... Trascinato. Mi hanno trascinato, cioè insegnare mi piace trasmettere, poi sono contento che molti ragazzi che suonano a Sciacca sono stati miei allievi, quindi questa cosa mi riempie troppo di orgoglio. Ogni tanto fate qualche, come si chiama, jam session? Sì. Poi è bello comunque vedere ragazzi che suonano in giro, sono un po'... Il blues è improvvisazione, si può dire? Sì, ci vuole una... Quanto c'è di improvvisazione anche nella vita di tutti i giorni? Perché poi sembra che tu hai detto, io ho fatto legge perché sono stato colpito dai fatti di Capaci e via D'Amelio. Però sembra quasi, a 11 anni è stata una cosa istintiva, quasi. Sì, ma quanto c'è di improvvisazione oggi nella tua vita? Tantissimo, perché io mi sveglio la mattina energia, faccio quello che devo fare, però in realtà poi cioè si vive sempre giorno per giorno, cioè faccio quello che devo fare, però la sera mi vado a coricare, in realtà ho fatto un sacco di cose, ma ti sembra sempre che di non aver fatto. E ti hanno mai chiesto di candidarti? No, penso che non lo faranno. Penso che non lo faranno perché comunque io, cioè, le cose non le mando a dire. Nel senso che
finora non ho avuto mai bisogno di dire grazie a nessuno, ecco questo. Però la politica si può fare anche per passione. Io la politica la, nel mio piccolo la faccio, nel senso che la faccio comportandomi da buon cittadino tutti i giorni, nel mio piccolo, poi posso sbagliare pure io. Certo, attenzione. Cioè, la macchina in doppia fila la posso mettere pure io, oppure quando vado a scaricare gli strumenti per necessità posso parcheggiare il furgone sopra la piazza. Cioè, capisci quello. Ma oggi la politica di oggi la segui? Allora, la politica di oggi io la seguo tantissimo, sono veramente sconcertato, amareggiato, chi più ne ha più ne metta, non è un bel periodo, questo è poco ma sicuro, non è un bel periodo perché ci vorrebbe una riforma alla base, se solo si applicasse la Costituzione per come è stata scritta e per come sono stati scritti i diritti dell'uomo, sono sicuro che tutte le cose funzionerebbero bene. Purtroppo, e mi dispiace dirlo, ma l'analfabetismo funzionale, che è volutamente messo in primo piano per non dire al potere, vabbè, ma adesso potrei offendere qualcuno, non voglio offendere nessuno, fa sì che le cose funzionano per come stanno funzionando. Ascoltami, ma tu, ho scoperto qualche tempo fa che tu hai una cultura importante. Importante no, però hai approfondito degli studi che riguardano la vicenda borbonica, no? Anche Garibaldi, sì, che per sì. te non è un eroe, no? Non solo assolutamente per te, no. per tante persone. Non è un eroe, esatto, sì. Ecco, ma spiegami un po' questa tua opinione. Allora, ovviamente il discorso è lungo, certo, giusto? Poi ci sono i revisionisti, gli antirevisionisti, eccetera, eccetera. Però se tu pensi che il meridione d'Italia era unito dal 1173, giusto? Con un esercito regolare, che il re di Napoli parlava, Ferdinando, Francesco II, eccetera, eccetera, parlavano il napoletano, che non erano nemmeno imparentati lontanamente con la casata spagnola, con la casata austriaca, eccetera, eccetera, come non lo sono imparentati nemmeno ora, se non negli avi, eccetera, eccetera. Come può uno Stato, quello piemontese, che tra parentesi erano francesi, giusto? O Cavour, tu non lo leggi Cavour, giusto, lo leggi Cavour, ok? Come può uno Stato così piccolo, indebitato fino al collo, conquistare uno Stato che era terza potenza economica dopo quella della Francia e dell'Inghilterra, ok? Però ci hanno tramandato questa cosa e poi se si approfondisce si sa che le scuole per tanti anni non sono state e non è una unione, è stata un'annessione del meridione al... Questa cosa ti fa rabbia? E mi fa tantissima rabbia, perché comunque la storia si ripete. Tu pensi che la storia si stia ripetendo? La storia si ripete, ma non è soltanto... E noi non abbiamo nessuna colpa in questo? Noi abbiamo tantissime colpe, cioè io no. Noi come abbiamo tantissime. Indigeni. Noi come indigeni senti, abbiamo... qua l'argomento è molto lungo, è molto, però io invito... No, non mi ci piace vuole, la passione. Che non ci vuole niente a improvvisare, scusa, abituato improvvisare il blues. A approfondire la cosa. Approfondire la cosa. Allora, siamo in conclusione. In conclusione. Ringraziamo 20 Nodi, ristorante grazie di Contrada tantissimo. Foggia, Giuseppe Perratore, che ci ha seguito con un'attenzione che io sono ammirato per questo fatto e mi sento anche responsabilizzato perché adesso devo lavorare meglio. Come ci lasciamo? Con un abbraccio? No. Con un abbraccio sicuramente. Come ci lasciamo? Come ci lasciamo? Cosa ci dedichi? Sai il rock and roll delle Zeppelin? Come no? Con gli Smend Machine ci siamo divertiti a rifarla alla Jerry Lee Lewis, che è un altro grande... avete arrangiato i Led Zeppelin? Sì. I puristi delle Led Zeppelin è meglio che non lo sappiano, perché altrimenti... Sì, guarda. Versione rockabilly. E allora nel ringraziare... affettuosamente Mirko Di Stefano per essere stato grazie sempre a te di Vespere Estate, grazie anche a 20 Nodi. Adesso mi lascio alla musica di Mirko Di Stefano. Ciao. I've been a long time since the rock and roll. I've been a long
sometimes it's a rock and roll. Ah yeah, let me get bell, let me get bell, let me get bell. Where I be, I can't fool. Sometimes it's a long time, it's a long, lonely, 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 lonely time. Hell, it's been a long time, it's a book in the moonlight. Make it wild, make it hoolay. Ah, yeah, let me get bell, let me get bell, let me get bell. Where to be, I can't fool. Home since our time, since a long time, since a long, lonely, 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 lonely time. Yeah, ooh 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 yeah. Let me get back, let me get back, let me get back. Where to be, I came from. Oh, since a time, since a long time, since a long, lonely, 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 lonely time.